Ciao belli, benvenuti al mio canale, io sono Amalia e oggi vi porto tre maschere per i capelli ricci che vi rendono i capelli splendidi. Buona visione! E vi dico anche perché ho scelto questi due ingredienti. Latte di cocco è ricco di acidi grassi e vitamina E che possono idratare profondamente i capelli ricci mantenendoli morbidi e definiti. Contiene proteine che aiutano a rinforzare i capelli e a prevenire rotture, favorendo una crescita sana. Riduce il crespo, un problema comune nei capelli ricci, grazie alle sue proprietà emollienti. Invece il lievito stimola la crescita. Il lievito è ricco di vitamine del gruppo B, è noto per stimolare la crescita dei capelli e migliora la salute del cuoio capelluto. Può contribuire a rafforzare i capelli prevenendo la caduta e migliorando la loro resistenza. Il lievito può anche donare lucentezza ai capelli rendendoli più sani e brillanti. Quindi, gente, potete anche fare una volta ogni tanto prendere proprio la birra e applicarla sui capelli come ultimo passaggio durante il lavaggio o prima di lavare i capelli. Provatelo e fatemelo sapere. Belli, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità, perché purtroppo il 97% delle persone che mi seguono non sono iscritte al canale. Non vi cambia assolutamente nulla, ma a me sì. Comincio con la preparazione della seconda maschera e ovviamente parliamo del gel di semi di lino, che non deve mancare in nessuna casa di gente riccia, perché il gel di semi di lino aiuta a definire i ricci rendendoli più strutturati e meno soggetti al crespo. È ricco di omega 3 e mucillagini che forniscono idratazione ai capelli lasciandoli morbidi e lucenti. Contiene sostanze, ovviamente non contiene sostanze chimiche aggressive, quindi è delicato sui capelli, sul cuoio capelluto. Aiuta a combattere il crespo mantenendo i ricci ordinati di forma più lunga. Quindi il gel di semi di lino si prepara sia aggiungendolo a altre maschere, aggiungendolo dopo il trattamento o prima del trattamento. Io li faccio bollire, della preparazione è semplice: fate bollire dell'acqua, mettete il gel di semi di lino, lasciatelo bollire 3, 5, 8 minuti, aspettate un attimo e lo colate. Prendete lo stesso gel, mettete altra acqua e fatelo bollire un'altra volta e avrete un altro gel. Più lasciate il gel, i semi di lino nell'acqua con raffreddare, più avrete il gel più denso, e quindi dipende dal risultato che volete, dal gel che volete. Se lo volete più denso, lasciate nei semi di lino e lo lasciate a riposo finché si raffredda e il gel sarà più denso. Invece se lo volete liquido, lo colate quando è ancora caldo. Quindi, sapendo che io lo volevo più liquido, allora l'ho fatto bollire e subito dopo 10 minuti l'ho tolto via. Come vedete, ho fatto anche il secondo passaggio, ho ottenuto questo bel po' di gel. Le separo una parte, la uso perché il gel di semi di lino va benissimo anche per il viso, per la pelle, per il corpo, perché è molto 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 idratante e anti invecchiamento. Per chi non sa, se fate una maschera al giorno a base di semi di lino, vi cambierà la pelle, vi renderà molto più elastica. Adesso la mia preparazione è quella di mettere latte di cocco e gel di semi di lino.
mescolarli bene, potete utilizzare il frullatore o solamente miscelarli insieme. Prendete la forma per fare il ghiaccio, mettete il gel di semi di lino e il latte di cocco e li mettete nel congelatore. Quindi le volte che volete fare il trattamento per i capelli li tirate fuori 3-4 cubetti. Le volte che volete fare il trattamento sul viso prendete anche questo, lo potete passare direttamente sul viso. È super idratante anche per i piedi, perché soffre di secchezza i piedi, e soprattutto che ha la pelle super secca come me del corpo, cioè la pelle mista del viso e super secca del corpo. Quindi io dopo la doccia, piuttosto di mettere la crema o il gel o qualsiasi cosa, potete utilizzare questi cubetti. Comunque, se vi piace l'idea, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Cominciamo con la preparazione della terza maschera e a base di balsamo per i capelli. Come sapete, io compro questo balsamo che mi costa 1,50 euro, che non ci posso stare senza. Nel corso degli anni ho provato diverse maschere che si usano sotto la doccia per stricare i capelli ricci, non ho trovato di meglio. Ovviamente ci sarà di meglio che costano delle cifre abbastanza importanti, però io con questa mi trovo da Dio. Balsamo per i capelli ricci e l'olio di semi di lino. Se non avete l'olio di semi di lino potete usare il gel, se non avete il gel potete tranquillamente mettere o l'olio di cocco o l'olio extravergine o l'olio di girasole, quello che avete a disposizione a casa. Non vi ammazzate, come vi avevo detto nei video precedenti, io ho tantissimi oli a casa perché me li compro e ce l'ho là da un sacco di tempo e ovviamente li uso. Tra l'altro, l'ultimo viaggio che sono andata in Italia ho comprato l'olio di lino, che qua non c'è. Aggiungo il lievito di birra per ovvi motivi, che ci aiuta a fortificare e a crescere i nostri capelli. Dopodiché ho aggiunto un pochino di amido di riso. Se non avete l'amido di riso potete mettere l'amido di mais, o se non avete nulla mettete nulla, non muore nessuno. Misceliamo tutto e avete una maschera super mega idratante per i capelli ricci, soprattutto se andate al mare o avete i capelli super secchi. Vi la consiglio vivamente questa maschera.
spero che vi piace. Belli, se vi piacciono i miei video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità. Un bacione a tutti, vi voglio tanto bene, grazie che mi seguite. Ciao a tutti!